Mademoiselle Aveline, forse avete notato che i prezzi sono più alti al mercato. Un trucco del nemico, immagino. Esatto. C'è un estorsore di nome Ratel. Spaventa i mercanti e li priva dei loro guadagni. Per compensare, loro alzano i prezzi delle merci e così tutti ci rimettono. È ora di sistemare la questione. Già, lo troverete ai moli. Dovete sistemarlo. Sarà un bene per tutti noi. Ma certo. Beh, forse potreste. Mademoiselle, c'è una cospirazione ai moli. Che succede? Con l'appoggio del governo Salman, il capo dei maestri Dash, fissa dei prezzi assurdi per le riparazioni navali. Per fortuna non lavoro per il governo. Voi lo troverete ai moli e gli farete cambiare idea. Qu'est-ce qui vous prend? Attention! Mes hommages. Hey voi, fermatevi! Non hai nessun rispetto! Thank you.
Gazelle Aveline deve sapere che nel ricco settore tessile regna la corruzione. Oh, che strano. E la colpa è del nemico? Sì. Un solo venditore di stoffe, Monsieur Chaperon. È lui che decide quali sono i prezzi. Rattopperò la faccenda il più in fretta possibile. Grazie alle vostre azioni, ora sappiamo che i nemici si sono infiltrati in profondità. In questa città non esiste il limite al peggio. Quanto in basso si sono spinti. A preoccuparmi è un solo uomo. È il famigerato Monsieur de Vandal che sabota le navi rivali. Lo troverò io e lo stanerò dal suo buco. Thank you.
Ho un compito importante per voi. Ditemi. Forse non sapete che gli armaioli sono ricchi, ma... Sapete quante armi ho comprato? Scommetto di no. Domando scusa. Pertanto non vi sorprenderà che un ricco armaiolo, Monsieur de Chevalier, al suo covo controlli i prezzi delle armi nell'intera New Orleans. Penserò io a trovare una soluzione permanente. Yeah.
Mademoiselle Aveline, un problema richiede il vostro tocco femminile. Una faccenda di domanda e offerta. Già, siamo a corto di tutto a New Orleans. No, io parlavo di materie prime. Tabacco, cotone, zucchero. Il nemico ha corrotto un possidente, Monsieur Marcantel. Un uomo noto in società, ma ci vogliono fascino, grazia e bei modi per avvicinarlo. Troverò la giusta scusa per rendergli visita. Mademoiselle Aveline, un uomo losco, Monsieur Renault, se è questo il suo vero nome, usa la palude per trasportare merci per il mercato nero, con il benestare della milizia spagnola. E qual è la novità? A parte il caldo e gli alligatori, il quartier generale è vicino al forte. Vedrò di sistemarlo a modo mio.